Ecco le misure per la casa contenute nella legge di stabilità 2016. IMU e TASI. Via la tassa sulla prima casa, esclusi gli immobili di lusso. Per gli affitti a canone concordato, i proprietari verseranno IMU e TASI ridotte del 25%, mentre per il comodato d'uso a figli o genitori, l'IMU viene ridotta del 50%. Agevolazioni. Confermati i bonus casa per il 2016, del 50% per le ristrutturazioni edilizie e del 65% per la riqualificazione energetica e l'adeguamento antisismico. Per le giovani coppie che acquistano la prima casa, lo sconto IRPEF è pari al 50% delle spese per l'acquisto dei mobili. Comprare. IVA dimezzata per chi acquista da un'impresa costruttrice un'abitazione di classe energetica A o B. Agevolazioni fiscali anche per chi sceglie di acquistare la prima casa in leasing, con sconti particolari per i giovani al di sotto dei 35 anni, con reddito non superiore a 55.000 euro.